Buonasera a voi tutti. La conferenza di questa sera, organizzata dal Centro Studi Internazionale del Guercino e dal Comune di Cento, ha come tema Velázquez a Cento in visita al Guercino a cura del professor Luigi Ficacci. Saluto il presidente del Centro Studi di recentissima nomina Valeria Tassinare e il direttore dei musei di Cento, dottor Lorenzini Lorenzo. La notorietà del Guercino giunse sicuramente anche in Spagna, soprattutto dopo il suo soggiorno a Roma, per invito del Papa Gregorio XV, che seppur breve diede la possibilità al maestro centese di realizzare straordinarie opere come il seppellimento della Santa Petronilla per le chiese di San Pietro in Vaticano e lo stupendo ciclo da affresco nel casino dell'Auro Ludovisi per poi proseguire dopo il suo ritorno a Cento, con la cupola del Duomo di Piacenza nel 1625. Era pertanto il Guercino un artista molto richiesto sia dall'ambiente ecclesiastico sia da quello nobiliare e non poteva non incuriosire un pittore come Velázquez, il quale dietro al consiglio dei Rubens nel 1629 decise di compiere un viaggio di studio in Italia. Per scoprire i maestri dell'arte italiana come Caravaggio, Tintoretto, Tiziano e il Guercino a 100. La sensualità coloristica, infatti, veneziana e l'equilibrio della pittura bolognese vista attraverso e soprattutto tramite il Guercino caratterizzeranno le opere di Velasquez eseguite in seguito durante il suo soggiorno romano. La vista di Velasquez a 100 fu una visita fortunata, giacché il pittore spagnolo poté ammirare probabilmente alcune opere di straordinaria bellezza alle quali il Guercino stava lavorando, dipinti che possiamo definire di transizione, dove le figure cominciano a perdere un po' di ponderosità, plasticità e un po' dei contrasti chiaroscurali tipici della prima maturità caratteristiche che dopo il soggiorno romano aveva iniziato a mitigare per sviluppare una notevole delicatezza di fattura della quale si possono trovare i primissimi cenni nelle opere come La Madonna col bambino, commissionata da Antonio Chiarelli per il coro della Chiesa della Santissima Trinità dei Cappuccini a Cento, ora in Pinacoteca Civica, come Cristo risorto a Parla Vergine per l'oratorio della Compagnia del Santissimo Nome di Dio, in cento, anch'esso in Pinacoteca, e come la Madonna con San Giovanni, Evangelista e San Gregorio Taumaturgo, commissionata da Francesco I, Duca di Modena, per la Chiesa di San Vincenzo dei Teatini in Modena. Quest'ultimo dipinto fu rubato nell'estate del 2014 dal marocchino Mustafa Tahir, che dopo aver smontato la tela dalla cornice l'avvolse in un tappeto la spedì in Marocco ai suoi complici. Il dipinto, ritrovato proprio in Marocco nel 2017, subì gravissimi danni, per cui fu portato a Roma all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, diretto a quel tempo dal professor Luigi Ficacci. Il 27 gennaio 2020 è stato presentato il restauro in una giornata di studio sul trattamento della lacuna. Presso la Pinacoteca Nazionale di Bologna, una bellissima conferenza, fra l'altro, la ricordo con piacere. Il restauro effettuato dall'Istituto Centrale per il Restauro e le connesse analisi dei materiali e della tecnica, come afferma il professor Ficace, hanno consentito di conoscere gli accorgimenti tecnici usati dal Guercino per ottenere quella coesistenza di consistenza volumetrica e delicatezza sfumata delle forme che è la più importante novità portata dal suo stile ai modi della pittura fino all'ora sconosciuti. Queste novità furono sicuramente il movente del viaggio di Velasquez a Cento per incontrare Guacino. Ora passo la parola al professor Luigi Ficacci, che saprà sicuramente illuminarci su un argomento così affascinante, però prima vi leggo un suo sintetico curriculum. Luigi Ficacci, storico dell'arte e allievo di Giulio Carlo Argan. I suoi interessi di ricerca comprendono temi dell'arte del 6 e 700 e della contemporaneità. Dal 1980 al 2021 ha operato nella tutela del patrimonio storico-artistico italiano presso il Ministero dei Beni Culturali, dapprima come ispettore alla Soprintendenza di Modena e Reggio Emilia, poi all'Istituto Nazionale per la Grafica a Roma è stato il primo sovrintendente unico di Lucca e Massa Carrara che ha fondato nel 2005 e l'ultimo della Sovrintendenza per i beni artistici e storici per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini dal 2008 fino alla sua estinzione nel 2015 per conseguenza della riforma del Ministero. Dal marzo 2015 è tornato a dirigere la sovrintendenza unica di Lucca e Massa Carrara, col progetto di svilupparla sui risultati dei suoi studi decennali nelle scienze del turismo. Infatti, dopo aver insegnato varie discipline, storico-artistica all'Università di Cassino, dal 1992 al 1995, e all'Università di Viterbo, dal 1996 al 2006. Si è dedicato all'insegnamento della gestione culturale presso il campus di Lucca dell'Università di Pisa dal 2006 al 2018. Dal 2018 al 2021 a Roma ha diretto l'Istituto Centrale per il Restauro. Dal 2018 insegna storia del disegno e della grafica presso la scuola di specializzazione in beni culturali dell'Università della Sapienza dal 2021 ha ripreso l'insegnamento di materie di gestione culturale applicata alle scienze del turismo presso il campus di Lucca. Nelle circostanze del sisma in Emilia del 2012 ha collaborato con la Pinacoteca di Cento, organizzando in particolare la mostra Guercino, la luce del barocco, Museo dell'arte e dell'artigianato di Zagabria assieme a Fausto Gozzi nel 2014. E la mostra Guercino, assieme sempre a Fausto Rhodes, e a Shinsuke Waitanabe, al Museum of the Western Art di Tokyo nel 2015. La parola al professor Luigi Ficacci. Grazie a tutti voi per la vostra presenza, e un grazie molto intenzionato. A Salvatore Amelio per avermi invitato e per eh, avermi dato la possibilità così di due eh, occasioni per le quali gli sono particolarmente riconoscente. Una è quella eh, di parlare di nuovo del. Del quadro di Guercino per la chiesa dei teatini di Modena, cioè quel quadro di cui accennava a proposito del, del rapimento e del danneggiamento gravissimo che l'Istituto Centrale del Restauro ha eh, restaurato appunto e, e ha riconsegnato a Modena con una cerimonia molto toccante e poi con quella giornata che Salvatore Amelio ha avuto la cortesia di ricordare che era proprio focalizzata sul trattamento delle lacune nel restauro. Quindi mi fa molto piacere di avere questa occasione di tornare su questo argomento a cento. Anche perché il motivo della mia riconoscenza per Amelio e anche devo dirvi della mia emozione di essere qui oggi, è che eh, mi, hanno, mi hanno detto che in ambito regionale, anzi più precisamente, nell'ambito delle zone che dieci anni fa sono state scosse dal sisma, state pensando di organizzare nelle città che sono state colpite dal terremoto un bilancio del lavoro fatto in questi dieci anni che sono stati tra i più importanti per i lavori fatti tra le reazioni eh, dei luoghi colpiti da calamità naturale nel mondo. Quindi se qualcosa del, di quello che mi verrà da dire oggi potesse in voi evocare, in voi che eh, vivete la città del Guercino, che avete le opere di Guercino come una consuetudine alla vostra sensibilità, ai vostri occhi, alla vostra conoscenza, se qualcosa delle cose che mi verrà da dire dovessero eh, corrispondere a qualcosa che conoscete bene, che sentite, dovessero eh, suscitarvi un, eh, rinnovare la passione per la pittura del Guercino, allora mi piacerebbe che questo sentimento e le cose che vi posso dire potessero essere in qualche modo dedicate a questo, a questo decennale, a questi dieci anni e all'approfondimento, al bilancio e allo sforzo di intensificazione per concludere i lavori di recupero e di ricostruzione. Quindi grazie davvero Salvatore per aver pensato di invitarmi proprio in occasione di questi dieci anni in questa città dove proprio il patrimonio di Guercino non ha subito danni, ma ha subito un, 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 un cambiamento rispetto a quella consuetudine che voi centesi avevate con le opere in Pinacoteca. Quindi prendetelo come un grande augurio per la conclusione dei lavori della Pinacoteca. E per il ritorno delle opere nella loro sede naturale, anche quelle che sono lontane, anche quelle che temporaneamente sono a Sassuolo, credo che Renazzo di cento sia ancora a Sassuolo. Quindi facciamoci vicendevolmente gli auguri che tutte le opere possano tornare presto. Eh, anzi il fatto di citare, di ricordare, di fare riferimenti a opere che conoscete molto bene perché la consuetudine che avete con queste opere è di gran lunga superiore alla mia che pure le ho approfondite, studiate, amate moltissimo e mh, eh, che sia, eh, se, mi, se farò riferimento a queste cose, è proprio eh, nel nome del desiderio che questi, eh, questi primi dieci anni segnino la via conclusiva di una calamità naturale che grazie alla lacrità di chi ci ha lavorato nelle comunità colpite è solo una calamità, una calamità e non è stato un disastro. Quindi, proprio per questo, mi fa piacere di ricordare assieme a voi cosa cento è stato in quel frangente che Salvatore Amelio ricordava. Cioè, ad esempio, prendiamo un anno singolo e specifico, quel 1629, in cui eh, Velázquez a eh, 30 anni eh, nel corso di un viaggio in Italia tra città come Genova, Milano, Venezia, Firenze, Napoli per tornare poi a casa, vero? passa per cento chi fosse Guercino in quell'anno 1629, Salvatore Amelio già l'ha detto, già lo ha evocato. E lo sapete bene perché eh, gran parte delle opere che permettono di mettere a fuoco il Guercino nel 1629 sono proprio qui a cento: sono quelle che eh, Amelio ha ricordato. Ma in quell'anno, rispetto a Guercino, chi era Velázquez? Era un pittore di corte, per quanto più giovane del Guercino di sette anni, e da pittore di corte stava facendo un viaggio in qualche modo ufficiale, non era una spedizione di palazzo, non era stato inviato dal re cattolico, dal re di Spagna. Proprio in quegli anni lì, tre anni prima, per fare un esempio, un pittore francese, Simon Vouet, che era stato a sua volta invece mandato dal re di Spagna per apprendere l'arte italiana ad un livello così europeo da poter poi fondare a Parigi una scuola che desse il via alla pittura nazionale francese, questo pittore ritornava a casa perché richiamato dal re. Dunque, era un pittore, Simon Vouet, in missione in Italia. Era stato mandato in missione attorno al 1612 nel 1627 il re di Francia che si chiamava Luigi XIII gli intima di ritornare per fondare proprio la fucina, la fabbrica, potremmo chiamare, della pittura nazionale francese nella Accademia di Belle Arti di Parigi. E era così tanto una missione che il viaggio di ritorno di Vouet non succede attraverso la strada più breve, ma passando per Venezia. Con un anno di studio ulteriore a Venezia, di modo da essere particolarmente aggiornato sulla eh, pittura della città che ha lo stile più europeo tra le città d'Europa e quindi del mondo per l'epoca. Ecco, il viaggio di Velázquez non è dello stesso tipo. Non è una um, missione regia, anche se Velázquez aveva raggiunto, benché fosse giovane, benché avesse 30 anni, la sua ambizione di avere un ruolo a corte. Velázquez era nato a Siviglia, che è una città che in, un, in una monarchia, come la monarchia spagnola è una città subordinata alla capitale, a Madrid, con un rapporto molto diverso rispetto al quale una città dello Stato della Chiesa è subordinata a Roma, o per esempio in un rapporto molto diverso rispetto al quale eh, Ferrara o Bologna sono subordinate a Roma. Intanto Bologna nel 1629 da eh, 30 anni soltanto è diventata la seconda città del papato. Da quando cioè il papa eh, ha tolto Ferrara al... No, scusatemi, sto parlando di Bologna, è la seconda città del Papato da, da, da molti anni. Ferrara, da quando il Papa ha tolto eh, la città al dominio estense, è la città di confine dello Stato della Chiesa. Quindi sono due città molto eh, cruciali per eh, il governo della Chiesa. E poi. Il governo della Chiesa è completamente diverso da quello di una monarchia. Intanto perché i papi hanno una sovranità assoluta ancora oggi. Anzi, oggi sono forse il più, la più antica sovranità assoluta che esista al mondo. All'epoca, nel 600, no, c'erano altre sovranità assolute. Però la sovranità assoluta del Papa, non solo in quel momento, 1629, era in corso di rielaborazione perché il Papa del momento, Urbano VIII Barberini, stava proprio... Ehm, mettendo a punto un modello di assolutismo del suo potere che non riuscirà poi concretamente ad attuare, ma sarà il modello che il giovane re di Francia, Luigi XIV, di lì a qualche tempo, adotterà invece con la sua potenza militare, economica, diplomatica, anche con il suo potere di colonie nel mondo. Quindi era un rincorrersi all'esercizio di un dominio assoluto, ma quello dei papi è comunque sottoposto a condizioni molto particolari che sono la impossibilità dell'ereditarietà del potere. E anzi, questo potere assoluto per un Papa è strettamente collegato all'incognita della durata della vita. Quindi è un potere assoluto con delle condizioni molto speciali che danno all'esercizio all di questo potere una concentrazione e anche un'incognita che è particolarissima. Ma poi il Papa esercita questo potere assoluto sui territori giuridicamente di sua pertinenza, di sua proprietà. Ma in maniera estesa, metaforica, i papi esercitano il loro potere su tutte le parti del mondo di fede cristiana e cattolica, che vuol dire pacificamente come in Francia e in Spagna, dove la religione è riconosciuta. Il re, cattolico si fregia del titolo, il re di Spagna si fregia del titolo di re cattolico e il re di Francia per concorrenza si fa chiamare re cristianissimo. Quindi sono dei sovrani eh, molto potenti che però hanno una specie di competizione tra loro per essere i fedeli sostenitori del Papa. Per il resto del mondo il dominio del Papa è un auspicio, è l'auspicio della predicazione. Il, ogni Papa sente la missione a conquistare anche le parti del mondo che sono eh, non conquistate alla fede, quelle degli infedeli del momento. Ma perché dico questo? Perché una città come Ferrara, una città come Bologna non sono soggette a Roma nella maniera gerarchicamente così nitida con cui Siviglia è soggetta a Madrid. Un pittore geniale come Velasquez eh, che giovanissimo, all'età di Alejandro, aiuto, 10-11 anni, entra nella bottega di un pittore autorevole come Francisco de Herrera il Vecchio. Se è ambizioso, e Velásquez è ambizioso: aspira ad arrivare a Madrid. Quando dopo un anno lascia la bottega di Francisco de Herrera e entra nella bottega di un pittore molto più importante, benché legato allo stile del passato, che si chiama Francesco Paceco, col quale resterà dal 1610 fino al 1617, quando proprio giuridicamente all'età di 18 anni avrà concluso il suo tirocinio in questo lungo periodo preparerà il proprio stile, apprenderà le tecniche della pittura, cercherà di vedere di conoscere il più possibile con l'aspirazione di arrivare ad un livello molto più alto rispetto a Siviglia, di arrivare a Madrid e lo stesso suo maestro, lo stesso Francesco Paceco, che è sì un pittore di un'altra generazione, è un pittore che se lo traducessimo... Adesso non, non, non vi faccio vedere niente di Paceco perché altrimenti non arriveremmo al nostro argomento che è il rapporto possibile immaginario tra Velázquez e Guercino eh, che però è eh, Francesco Paceco, Paceco è assolutamente consapevole del, del talento mostruoso nel senso miracoloso mostruoso in senso latino eh, di, del suo allievo Velázquez farà il possibile per spingerlo per agevolare la sua salita a corte. Tant'è vero che una delle prime aspirazioni di eh, Diego Velázquez da solo, da pittore autonomo, è quello di arrivare a eh, Madrid per visitare l'escorial e le pitture dell'Escorial. Il pittore che quindi, nel 29, eh, visita l'Italia, è un pittore ambizioso. Il Guercino è un pittore ambizioso? Beh, lasciamo rispondere alla sua pittura. Sicuramente è un pittore pienamente consapevole del proprio talento, e, come Velasquez. Ma non è un pittore ambizioso, nel senso che non ha l'ambizione di arrivare ad una corte. Salvatore Amelio ricordava che eh, la fama di Guercino era improvvisamente esplosa eh, con l'elezione di Gregorio XV. Certo, Gregorio XV conosceva Guercino perché era stato arcivescovo di Bologna quando il suo nome era quello di Alessandro Ludovisi, e non appena diventa Papa nel 1621, chiama immediatamente Guercino, assieme ad altri pittori bolognesi, a Roma. Guercino parte, arriva a Roma, eh, fa tutte le cose che a meglio ricordava, ma quando il Papa, che era anziano e in cattiva salute, muore pochi anni dopo, nel 1623, Guercino ritorna a, a Bologna, a Ferrara? No, a Cento. I pittori bolognesi che con lui erano stati chiamati da Gregorio XV, come per esempio Domenichino, erano già stati a Roma, ma appena avevano avuto la possibilità, Domenichino era ritornato a Bologna, poi era ritornato a Roma perché chiamato da Gregorio XV, ma la tensione, non la tendenza, proprio la tensione, era quello di ritornare nella propria città. Non parliamo di Guido Reni, che giovanissimo, chiamato dalla ambizione artistica di una storia che non vi sto a raccontare. Era arrivato a Roma nel 1601 preceduto da opere richieste da un cardinale che aveva conosciuto la sua opera passando da Bologna qualche anno prima. Ma appena gli era stato possibile, era letteralmente scappato da Roma proprio perché l'ambiente Uh, come dire, onnipotente dei committenti, non si addiceva con la sua abitudine in qualche modo umana, familiare, di rapporto con i committenti, che potevano essere i nobili del luogo, i nobili di Bologna. Potevano essere gli ecclesiastici di Bologna, potevano essere i monasteri, potevano essere anche i borghesi di Bologna, dove il rapporto era estremamente più umano. Ma già prima di Guido Reni, il rapporto di Annibale Carracci, di suo fratello Agostino, di suo cugino Ludovico. E immaginate il Guercino quanto fosse legato a quell'ambiente umano. Di 100, per cui a Roma per obbedire al Papa arriva subito, appena chiamato, nel 1621. Anzi, pensate che lascia Roma a maggio perché il Papa lo chiama, il Papa era stato nominato all'inizio dell'anno, a febbraio. E poche settimane dopo arrivano i canonici della ghiera di Reggio Emilia per prelevarlo e portarlo a Reggio per dipingere per Santa Maria della Chiara e non lo trovano perché eh, Guercino era andato a Roma. Ma non appena finisce la ragione della sua permanenza a Roma con la morte del Papa, non rimane in questa città in attesa di accrescere una possibile posizione di potere in una città molto importante, così no, ritorna subito a 100 e riprende tutti i contatti con la nobiltà locale, con la committenza ecclesiastica, infatti allora, dopo il 1623, comincerà a lavorare per i canonici della Chiara, infatti farà i dipinti nel 24-25, i dipinti per Reggio Emilia, poi succede che eh, muore il pittore lombardo, Morazzone, che stava dipingendo quella che Amelio ha meglio ricordato, la cupola del Duomo di Piacenza e allora avrà quest'altra committenza a Piacenza. Insomma, non esiste in Italia una gerarchia per cui un pittore che abiti in un piccolo centro tra Ferrara e Bologna come Cento, si senta in una condizione di provincia rispetto alla capitale del papato. Anzi, anzi, i pittori romani sono molto pochi, ce n'è uno giusto che è nato a Nettuno, che si chiama Sacchi, che in quel 1629 eh, sta acquistando una grande celebrità a Roma, ma gli altri sono tutti pittori che vengono da fuori e soprattutto tra capitale e province una capitale della pittura è proprio Bologna e Ferrara, anche se Ferrara era una capitale della pittura un po' in qualche modo del, del passato. Dunque ecco che in questo 1629, in cui Velázquez arriva a cento, abbiamo l'incontro tra un pittore, di un pittore ambizioso che nel frattempo è andato a Madrid nel 1621 per visitare l'Escorial e grazie alle presentazioni del suo maestro Pacheco a. È arrivato con una lettera di presentazione al primo ministro, che è il conte duca di Oliva Olivares. Ora tra poco, con l'aiuto di Francesco, vi farò vedere qualche ritratto di, del duca di Olivares. Eh, ma con l'ambizione di arrivare a fare il ritratto del re di Spagna, non riesce a incontrarlo in questo primo soggiorno. Ritorna a Siviglia, ma poi nel 1623 ritorna a Madrid per restarci per tutta la vita e dimenticare Siviglia. Quindi quella situazione che eh, ho evocato adesso di pittori bolognesi che vanno a Roma solo per il tempo necessario per la committenza, poi a, per, per esaurire, esaudire la committenza e poi appena possibile ritornano nella propria città, in una monarchia assoluta come la monarchia spagnola non esiste. Velázquez arriva come pittore di palazzo e Francesco è lei che mi deve dare la prima, che vuol dire pittore di palazzo? Vuol dire che il pittore che va a trovare il Guercino ha già dipinto vari ritratti del re di Spagna Filippo IV ehm, all'incirca, proprio con l'inizio del suo secondo e definitivo ritratto eh, soggiorno a Madrid, dal, 20, dal 1623 in avanti. Ecco, ve ne mostro tre per dire che comunque Velázquez era diventato il pittore di camera del re di Spagna. E pittore di camera era un, uh, un uh, titolo uh, estremamente impegnativo, ma anche molto redditizio, che comportava una nobilitazione della. Um, professione di pittore e poi naturalmente aveva ritratto, questo non è proprio il ritratto che di Gaspar de Guzman, cioè del Conte Duca di uh, Olivares uh, Velázquez ha dipinto nel suo primo viaggio del 1621, Sappia, pre, si presume che l'abbia dipinto, ma questo è il uh, Duca di Olivares uh, Attorno al 26-27, e anche del duca di Olivares, Velázquez, esegue varie, um, varie versioni e vari ritratti nel corso del tempo. Quello che parte, colui che parte per l'Italia è dunque un pittore di corte. E non parte per una missione, non parte per volontà del re, anzi deve chiedere l'autorizzazione al re, perché parte per una suggestione, che è proprio quella che Salvatore Amelio ha evocato. Eh, il consiglio, il suggerimento da parte di Peter Paul Rubens, questo pittore che è a Madrid nel 1628 con una mansione forse più diplomatica e politica che non per rispondere ad una committenza. Questo per via del fatto che Rubens ha dato alla propria organizzazione del lavoro un'impostazione molto aristocratica, proprio l'impostazione di un diplomatico quasi. E anzi, in quel soggiorno a Madrid Rubens ha un po', riceve un po' di diffidenza da parte dei pittori della città perché naturalmente temono concorrenza e a sua volta Rubens li tiene in un certo distacco. Il distacco è una misura di comportamento principesco e in una corte l'etichetta, il comportamento è molto importante e nella corte di Madrid è fondamentale. E proprio per questo è molto importante che durante il suo soggiorno a Madrid, Velázquez sia il pittore, il giovane pittore, considerate che ha eh, 19 anni quando Rubens è a Madrid. Eh, il, eh, scusatemi 29 anni quando Rubens è a Madrid. Uh, il giovane pittore che lo accompagna a visitare le collezioni reali, il Palazzo Reale di Madrid come l'Escorial, è uno straordinario museo di pittura perché i re di Spagna, soprattutto Filippo II, lo avevano dotato i palazzi uh, reali di una collezione di pittura italiana straordinaria ed è sicuramente durante questi, uh, queste visite che Velázquez apprenderà moltissimo dalle osservazioni e dalla cortesia di Rubens e sarà Rubens a consigliargli questo viaggio di istruzione pittorica. E quindi è un viaggio svolto con l'autorizzazione regia e con un bel patrimonio di lettere di presentazione. Pensate che a Venezia eh, Velasquez non dovrà cercarsi casa perché sarà ospite dell'ambasciatore di Spagna a Venezia e a Ferrara, sto andando indietro, a Ferrara sarà ospite di questo prelato che è il cardinale Giulio Sacchetti qui in un bellissimo ritratto di Pietro da Cortona, Sacchetti, Giulio e suo fratello eh, Marcello, sono i grandi eh, committenti e, e, e i protettori dell'esordio di Pietro da Cortona. Questo è Giulio Sacchetti, in un, in un ritratto che dalla collezione Sacchetti è stato da poco tempo donato alla Galleria Borghese a Roma. E, e Velasquez aveva già conosciuto Giulio Sacchetti perché Giulio Sacchetti era stato nunzio apostolico del Papa eh, Barberini tra 1624 e 1626 a Madrid. Quindi quando Velasquez era già a corte e ora in questo suo viaggio ritrova il cardinale Giulio Sacchetti collezionista eh, lo sappiamo perché siamo nel 29 e è a appena morto l'anno prima questo suo geniale fratello Marcello Sacchetti, di cui Pietro da Cortona ha fatto un bellissimo ritratto che invece da sempre era alla Galleria Borghese. Di Marcello Sacchetti sappiamo molto, sappiamo che era un grande amato intenditore di pittura. Ma Giulio Sacchetti che avrà una vita molto più lunga... Sarà a sua volta un committente eh, estremamente attento. Ed è molto probabilmente lui che nei due giorni che Velázquez passa a Ferrara organizza il Viaggio a cento. Dunque questo pittore di corte ambizioso e che porta con sé il tono di palazzo, eh, l'alterigia in qualche modo spagnola, che cosa vede a Cento? È eh, le pitture che Amelio ha evocato prima, cioè quelle che il Guercino sta eh, dipingendo in questo momento, proprio nel 1629. Quindi la Madonna Uh, col, um, le, le conoscete tutti fanno parte del vostro patrimonio affettivo quotidiano oggi vi chiederei di guardarle pensando alla distanza rispetto alla pittura di uno spagnolo alla novità e alla sorpresa che possono essere per Velázquez non, cercherò di non dirlo con le parole ma lasciare che le immagini che le immagini lo spieghino. Dunque Guercino ha appena finito La Madonna per i Cappuccini con questa nuovissima idea di questo bambino tenuto in piedi sul tavolo secondo una delle possibilità assolutamente più domestiche, qualunque madre del della prima metà del XVII secolo, come pure quelle dei primi decenni del XXI, sa che un bambino quando si cambia viene tenuto in piedi in una posa molto simile a questa come quotidianità affabile, umana dell'azione. Poi sta dipingendo Quest'altro dipinto, che era quello che Amelio ehm, ricordava come la pala per l'oratorio, qui a cento del nome di Dio, siamo nel 1629, dove invece questo bellissimo giovane calca un pavimento che è un'area di colore eh, assolutamente ricca nella sua neutralità, nella diversità di colore tra lo scuro del fondo e quel terra mattone, color mattone del pavimento, e questi due colori semplicissimi, sono due colori che sembrano quei colori essenziali del. Abbiamo poco tempo, quindi permettetemi di andare per le spice: delle nature di morte di Giorgio Morandi. Avete presente quei, quelle nature morte che finiscono con due colori semplicissimi, un grigio di una tonalità e poi un altro subito dopo. Ecco, due colori senza nessuna descrizione di spazio che non. Uh, due colori precisissimi però per uh, creare la distinzione tra pavimento e parete e su questa distinzione così nitida il Cristo appare come uno splendido giovane di una fisicità eh, assolutamente nitida nell'occupare lo spazio. E il tavolo, che è un dettaglio minimo sulla destra, ha una verità di oggetto meravigliosa. Non sembra, come si dice nella retorica eh, da sempre, per secoli e secoli, ehm, nella retorica eh, eh, dedicata al commento dell'arte, non sembra eseguito con un artificio, ma sembra stare naturalmente lì per la sua modestia, per la naturalezza della sua modestia e poi eh, sta eh, dipingendo la pala eh, dolorosa eh, di cui parlava Salvatore, quella dei teatini, la visione di San eh, Gregorio Taumaturgo. 1629 consegnata a Modena nel 1630. Dunque, per capire bene che, che personaggio è, ho cercato di evocarlo Velázquez. Adesso cerchiamo di vedere che pittore. Ecco, sicuramente prima... Non so se nella visita che Velasquez, di cui non abbiamo informazioni, sappiamo che è stato a Cento, ma non sappiamo, sappiamo che è venuto a Cento per visitare il Guercino, dunque questo pittore di etichetta, pittore di corte, si è reso nella città del Guercino per visitare la sua bottega casalinga, domestica, e non è successo quello che poteva succedere, che per esempio il cardinale Giulio Sacchetti chiedesse al Guercino di andare al Vescovado di Ferrara. Ah scusate, mi ho dimenticato di dirvi che il cardinale Giulio Sacchetti è a Ferrara perché è legato pontificio in quel momento, quindi sta nel palazzo adiacente a quello del vescovo. Eh, il cardinale poteva benissimo dire a Guercino di venire a Ferrara con dei quadri per dimostrare la sua arte, invece no, succede il contrario, succede che Velasquez viene a, a, a Cento e se è venuto a Cento probabilmente ha visitato anche le altre opere del Guercino a Cento, come per esempio in San Pietro questa visione di eh, San Francesco alla presenza di San Benedetto che ora è al Louvre e che non è un'opera del momento eh? è un'opera del venti cioè di prima di andare a Roma vedete che lo stile è molto diverso proprio di quella diversità a cui faceva riferimento Amelio tra questo Livello, questo, questa maniera, come si diceva a quell'epoca, è questa. Ma nel 20, non nel 29, ma nel 20 Velázquez come avrebbe dipinto, un, abbiamo visto come dipingeva i ritratti reali, ma come avrebbe dipinto un'opera di un santo in trasfigurazione mistica, come questo? Qui Guercino lo vediamo come, lo, come, come interpreta questa, questa, questa scena di un santo che per ispirazione divina ha una trasformazione interna della sua natura umana in uno stato sovrumano, rimanendo umano, e um, uno sconvolgimento profondo che riguarda ogni elemento e ogni dettaglio della sua verità umana, fino a che con altrettanta verità compare un elemento in questo contesto così naturale. Così reale, così naturale, all'epoca la realtà si chiamava natura. In un ambiente così naturale, ecco che c'è la spiegazione sovrannaturale di questo sconvolgimento. Un angelo che appare sulle nuvole non è realtà, l'angelo è più che realtà, è, una, è un fenomeno sovrannaturale che arriva. Suonando un violino, il violino che attraverso la musica ottiene quel passaggio naturale dalla condizione normale alla condizione sovranormale, alla condizione sovranaturale, con quella eh, capacità di risonanza che ha soprattutto la musica in quel punto dove tra una nota e l'altra passa attraverso un elemento mediano che è diagonale, che è quello spazio meraviglioso che c'è tra un tono e l'altro, che è il semitono. E il semitono è assolutamente traducibile anche nei colori. Cercate un colore puro in questo dipinto, non ce n'è. Sono tutti colori intermedi tra colori puri. E questo stato intermedio è proprio quello che comporta la trasfigurazione tra uno stato di normalità a uno stato di sovranormalità. D'altronde, eh, tutta questa zona a livello popolare, a livello aristocratico, si nutriva di musica. Considerate che i massimi musicisti dell'epoca, Girolamo Frescobaldi, Claudio Monteverdi, non solo erano stati a Ferrara, ma celebravano l'eco della Ferrara del Rinascimento, la Ferrara degli Este, che dal 1589 aveva perso questo suo primato di nobiltà rinascimentale e quindi viveva di melanconia. E questi musicisti esprimevano proprio la melanconia. La melanconia è quello stato sentimentale della musica fatto di dissonanze. E la dissonanza esiste quando ci si allontana dalla. Uh, all'interno dell'armonia, ci si allontana dalle note che costituiscono l'armonia, le toniche, ci si inerpica nelle dissonanze il contrario dell'armonia, per poi ripiegarsi e riposare sul ritorno all'armonia, sulla tonica di nuovo oppure sulla dominante. Quando si torna all'armonia, essendo passati dalla dissonanza, l'armonia è più emozionante che mai ed è più luminosa che mai. Perché i colori traversati sono dei colori stranissimi, sono i colori della malinconia, sono questi colori qui. Ecco perché non c'è un colore eh, puro, non c'è un colore semplice, sono tutti i colori della malinconia. Sono dei colori spirituali, perché le cose che non sono spirituali, le cose fisiche, invece, Guercino le dipinge come se fossero escluse da questo palpitare della sensibilità. Guardate quel pilastro di un'architettura sulla destra quanto è nitido, guardate quanto è normale quel piedistallo che sta sotto l'angelo dipinto con una quiete, con una neutralità, sembrerebbe dirsi, che è l'indizio della grande pittura. Ecco, questo forse a San Pietro, nella chiesa di San Pietro, Velázquez lo poteva vedere. Quest'opera dipinta da Guercino nel 1620, prima della partenza per Roma. E in quell'epoca, quando Guercino dipingeva questo, anzi un anno prima, Velázquez dipingeva così per rappresentare una situazione analoga, cioè un passaggio di una figura umana da una condizione naturale a una condizione sovrannaturale. Questo è eh, San Giovanni Evangelista a Patmos mentre sta scrivendo l'Apocalisse, quindi vuol dire è una figura umana che si trova in una condizione di alterazione della normalità della coscienza tale da fargli scrivere un libro assolutamente visionario come l'Apocalisse e come lo rappresenta Velasquez col massimo della, ehm, come dire, della forza dell'apparenza della natura, con volumi che sono colpiti da una luce vera, reale, e che ne traggono un risentimento molto forte, molto solido. E fa questo non a Madrid. Perché nel 1619 Velázquez è alla vigilia del suo primo viaggio a Madrid, ma sta ancora a Siviglia e non lo fa perché, perché eh, si ispiri al suo maestro Francisco Pacheco perché questa pittura così aderente alla realtà della natura la prende da una maniera moderna alla quale Paceco consapevolmente non arriverà mai. Ed è la pittura, eh, sì, potremmo dire di Caravaggio, o almeno del Caravaggio, che Velasquez poteva vedere a Siviglia ed erano delle copie, delle copie di Caravaggio. Eh, C'erano anche degli originali, non di Caravaggio, ma di un grandissimo pittore. Che, in maniera molto grossolana, per fare presto, noi potremmo chiamare Caravaggesco, cioè Giuseppe de Ribera. Questo è uno dei cinque sensi di Ribera che in quell'epoca un grande studioso eh, spagnolo come Alfonso Emilio Perez Sánchez eh, per primo ha ipotizzato si trovassero proprio a Siviglia. Quindi, molto probabilmente, eh, Velázquez ha tratto tutto tale ispirazione, l'insegnamento per arrivare a questo rapporto con la realtà da Ribera e da Caravaggio, eh, conosciuto attraverso delle copie. Noi questo eh, lo, lo sappiamo perché questo maestro Paceco, che poi, proprio nell'anno di questo dipinto, 1619, diventa. No, è già da un anno, è suocero di Velázquez, perché Velázquez una volta finito il suo tirocinio da Paceco, ne sposa la figlia. E Paceco rimarrà. Uh, in, uh, in rapporti cordialissimi e di grande ammirazione per questo suo genero, al punto da scrivere moltissime delle informazioni che noi sappiamo su, su, su Velázquez. Ed è Pacheco stesso a scrivere che Velázquez segue la linea dell'adesione alla natura, diversamente da lui, Pacheco. Quindi pensate che chiarezza... Sì, lo possiamo dire allora. Uh, sta seguendo una un percorso di pittura realistica, ma badate che la, il rapporto con la realtà è eh, il, um, il, 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 il tema universale per qualunque pittore, ma forse direi per qualunque uomo di cultura, uomo di scienza, uomo di lettere del Seicento. Anche Guercino si pone il problema della realtà. Come? Sicuramente in maniera molto diversa da Velázquez. Per Velázquez la realtà è una resa e una imposizione di quello che la natura ti mostra senza mediazioni con tutta la durezza dell'effetto fisico, materiale, del, di quello che si vede. Il corpo umano e la violenza fisica della luce. E questa verità, questa, questa attendibilità naturale entra dentro una garanzia di sacralità devozionale, perché questo comunque è San Giovanni a Patmos che sta scrivendo l'Apocalisse, e come si fa dunque a distinguere questa figura da un giovane modello che messo in posa nel suo, eh, nello studio del pittore oppure visto per la strada nella realtà naturale e la figura di San Giovanni a Patmos, beh attraverso un procedimento strano, sovrapponendo e inserendo questo senso della realtà dentro una convenzione di rappresentazione di un'immagine sacra, cioè dentro una iconografia. Infatti la posa viene da una incisione di un fiammingo che si chiama Egidius Sadler, che non è importante starvi a mostrare, ma che è assolutamente nella stessa posizione. E la visione, la visione dell'Apocalisse e che ispira l'Apocalisse la vedete in alto a sinistra. Che cos'è questa visione? È qualcosa di simile a un ex voto. Anche l'ex voto è un'iconografia, non, non è l'angelo che appare in Guercino come se fosse vero, come se fosse reale. Cioè, nel dipinto di Guercino, il trasferimento dalla eh, realtà naturale al sovrannaturale. Prende forma reale come se quell'angelo fosse vivo e vero. E invece è una cosa, una condizione sovrannaturale. Ma il sovrannaturale è vero o è falso? La risposta la dà la religione, il soprannaturale è vero. E allora con questa soluzione pittorica, Guercino, come tanti altri pittori, afferma che quello che dice la religione è vero. Velasquez fa lo stesso ragionamento, ma cerca di essere convincente in questa verità eh, attraverso una pittoria che aderisce alla solidità della forma plasmandola con la massima evidenza visiva è come se Velázquez dicesse attraverso la pittura è vero perché è consistente, perché riflette la luce, perché la figura e la, fisionomia, e la figu fisionomia di un ragazzo vero con dei baffetti che quasi quasi sono, se non alla moda, che corrispondono ai baffetti che un giovane di quell'età può avere a Siviglia. La veste è una veste all'antica, ma il suo bianco è un bianco talmente emozionante da imporsi alla percezione come una verità e perché tutto questo è immesso dentro una iconografia che testimonia che, secondo le sacre immagini, San Giovanni a Patmos stava in quella posa perché ce lo dice Egidius Sadler e le Ehm, incisioni, è una, un procedimento intellettuale molto eh, raffinato che gioca tutto sulla illusione dell'arte, su quella che, qui tra voi c'è uno spagnolo, Alejandro, che mi deve perdonare adesso se dico, è quella che uno spagnolo chiamerebbe la trama de intriga perché lo spirito spagnolo è così, è complesso, eh, una immagine assolutamente quotidiana copre dei contenuti estremamente complessi passando attraverso la capacità di illusione dell'arte, come se anche l'arte come tutto il resto nell'esperienza della vita, fosse sogno. Per Guercino, invece, che non è un pittore di corte, è un pittore di fede, la verità sta nell'esperienza quotidiana, nei contenuti della predica del padre predicatore nella fede, nella preghiera, nella umiltà e nella umiliazione. Ecco, queste sono le due grandi eh, differenze tra eh, il pittore di corte Velasquez e il pittore di paese. Guercino. Ma nel frattempo la realtà naturale ci dice che sono le sette e un quarto e quindi io <ride> devo restituirvi alla vostra, eh, al vostro diritto umano alla libertà. Però allora vi voglio per chiudere far vedere cosa poteva avere eh, colpito eh, Velasquez. Nelle, in quello che nella bottega di Guercino ha visto in esecuzione allora. Cioè questa tela di, eh, della visione di San Gregorio Taumaturgo che quel subumano di quel marocchino che ha eh, citato Amelio, che benché marocchino non sa nemmeno arrotolare un tappeto, perché se avesse saputo come si arrotola un tappeto, non avrebbe distrutto il quadro, e invece l'ha arrotolato nel senso opposto, vietato, e quindi l'ha crepato tutto quanto. Questo crepare, però... Come dicono i medici, che sono sempre contenti quando trovano un grande malato, perché attraverso la indagine nel corpo umano riescono a capire delle cose che invece in un corpo sano non si vedono, vero? E ci permette di capire un grande segreto della pittura di Guercino, che è quel segreto che Salvatore Amelio ha avuto l'amabilità di citare, cioè la capacità di fare. Consistere, com'è che dicevo? Consistenza. Consistenza con delicatezza. Andiamo a vedere come fa. È legato è, allo sfumato. È legato allo sfumato, sfumato appunto. Guarda. Sfumato, fra l'altro, che nel 1629 in Guercino è diventato molto aderente alla forma. Non è più questo... Uh, irruenza di pittura, questa che Fausto, come, 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 come diceva il Guercino, che. Questa bulli, eh, no, eh, bulliva il Pignattone. Bulliva il Pignattone, diceva Guercino in tarda età quando rivedeva dei dipinti. Rivide una volta a Bologna un dipinto della propria giovinezza. Diceva: Eh sì, ma questo, quell'epoca lì, bulliva il pignatone, Ecco, qui bulliva il pignatone E qui invece, qui invece si sta veramente costituendo questo equilibrio tra ponderazione della forma e sottigliezza della sfumatura. Andiamo a vedere, passando attraverso a tutte le varie argomentazioni che eh, farò un'altra volta, avrei voluto fare oggi, e che passavano attraverso i quattro evangelisti del eh, 1615 di Guercino e Guardate, che capacità di captazione ha Guercino nel 1615 e guardate Velázquez nel 1617-18, quindi due anni dopo, capta l'attenzione dell'osservatore. Andiamo avanti alla ricerca del nostro. Uh, passando per Ribera e, ah, e a proposito di differenze tra Guercino e Velasquez, se, Guercino, se Velasquez dipinge dei suonatori, li dipinge così, e scusatemi se vado molto molto veloce su queste cose senza dare spiegazioni, ma vorrei solamente aprire enigmi e il guercino invece pochi anni dopo questo quadro del 17-18 per dipingere un concerto lo dipinge così. Quando Velázquez fa un adesso vado veloce e dico solo così e colà, perché tanto sono le immagini che parlano da sole. Quando Velasquez nel 1619, vediamo cosa ci aspetta, nel 1619 vuole fare un santo pieno di, uh, come dire, di uh, cognizione umana, immenso predicatore come San Paolo. Fa lo stesso gioco che abbiamo visto per San Giovanni Evangelista. Prende uno schema iconografico da un'incisione fiamminga, anche in questo caso, e gli sovrappone la verità che coglie da Ribera. E quando Guercino. All'incirca negli stessi anni 1620 vuole fare un santo analogo, non, va, non prende nessuna iconografia preesistente e inventa questa posa nell'Elia di Sor Denis Maon, a proposito, che Sor Denis ha donato. Alla National Gallery di Londra. Eccolo, allora, questo è il quadro prima del rapimento, ma dopo il rapimento, ahimè, il, il, il modo selvaggio e bestiale col quale il ladro lo ha arrotolato ha crepato. Uh, tutto il dipinto facendo cadere la pellicola, ma quello che si vede in questo uh, dettaglio e nei prossimi non è una integrazione di restauro, è una preparazione, cioè Guercino prima di arrivare col colore sulla tela, questa è la tela, Qui vedete la tela, poi guardate in alto a sinistra. Oh Francesco, c'è la possibilità di dare luce? No? Forse no. Allora guardate in alto a sinistra quei frammenti. Il frammento bianco è pittura. Sotto quel frammento ocra è preparazione vedete che questa preparazione e il frammento a destra invece è pittura questa preparazione ha una connotazione cromatica questa connotazione cromatica permette al colore finale di non essere su una base neutra ma su una base che già costituisce una risonanza e quello che abbiamo potuto notare, rilevare dal disastro di questa devastazione è che questo, questa preparazione, questo colore cromatico non solo è doppia perché la preparazione serve per rendere levigato la tela che come vedete in questo dettaglio dove è caduto il colore è eh, molto ehm, grossa. grossa appunto questa tela fra l'altro la facevano a cento perché a cento si produceva la canapa e quindi anche quando Guercino andrà a lavorare a, 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 a Modena e altrove eh, si, tra le eh, alcune tele le farà venire da cento quindi la tela è così, va coperta con una preparazione, ma la prima preparazione, quella che deve costituire uno strato di devigatezza, non ha una funzione cromatica. Eh, la vedrete in un'altra fotografia avanti, la prima preparazione. Su questa prima preparazione ne fa un'altra, che invece costituisce una base di colore. Visto che ci siamo divertiti a fare degli esempi di analogia musicale, diciamo un basso, un accompagnamento. Ma non solo, nel corso della tela questo colore cambia a seconda del colore di superficie, a seconda delle aree del colore di superficie. Ecco, guardate per esempio, in basso è la tela. E invece la lacuna superiore, quella lacuna ocra, è la preparazione cromatica e a destra è tela, perché lì è caduta in tutti e due gli strati. A questo livello noi vediamo in basso dove c'è quel rigatino il ritocco del restauratore e, e sopra la preparazione. Colorata. E in questo caso ne abbiamo tutte e due la preparazione. Colore, che è non, non so come indicarlo come, come. Si, eh, si può fare con questo Francesco? No. No. C'è il stato più, più avanti è il laser. Dove sta il laser? Eccolo. Ah, eccolo! Sì, sì, sì. Magnifico, cioè magnifico insomma, eh, questo qui, questa. È la preparazione senza colore, quella più bassa. Questa è la preparazione seconda con colore. Questo è il colore superstite. E se lo guardate bene, questa foto è una foto bruttissima perché l'ho fatta io. Ma avendola fatta male, oh, c'è un riverbero. Che fa mostra la grana del colore, per colore intendo questo. Vedete, è molto granuloso. Forse in un'altra foto si vede ancora meglio. Guardate com'è granulosa questa questa zona di colore. Ma Data la incapacità del fotografo, si vede un po' di granelli anche nella preparazione. Come Fausto Gozzi sa magistralmente, questi grani sono sabbia. Fausto si diverte a dire che è la sabbia del Reno Possibile, perché andarla a, a, a prendere la lignano sabbia d'oro, cioè la sabbia del Reno va bene lo stesso, ma Guercino usa la sabbia per stemperare sia la preparazione che il colore per avere una vibrazione intensissima della luce che gli permetta proprio di avere quella, com'è che dicevo, quella... Quella eh, 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 armonia, coesistenza di questa, co consistenza co questa coesistenza di consistenza sfumato. e sfumato anche dove il colore è passato a massa e in questo eh, colore qui che è la veste della Vergine non può sfumare, è passato a massa. Quindi perché sia risonante, perché sia palpitante, anche essendo una massa di colore, ci mette non solo la ricchezza del tono, ma ci mette anche la sabbia, di modo che alla luce questo colore riverberi. Nel San Gregorio Taumaturgo invece, che merita per esprimere proprio il senso di... Eh, trasfigurazione mistica nella normalità del viso invece adotta proprio un pennello sfumante e infatti potete vedere come eh, l'orbita dell'occhio eh, la eh, liquidità della pupilla eh, l'ombra che si insinua nel, nel cavo dell'occhio siano dipinti con un pennello leggerissimo, di modo da essere impalpabile. E questo oramai l'avete capito. Uh, in basso uh, preparazione senza colore, preparazione cromatica, colore con sabbia nella preparazione cromatica e sabbia nel colore. Per quanto Velázquez non prenda apparentemente molto da Guercino, questa sensibilità e questa coesistenza di consistenza e sfumato sarà uno dei portati del suo ritorno in Spagna dopo il viaggio in, in Italia. Uh, questo era solo per evocare il fatto. Che quando Velasquez andrà a Roma, avrete tutti sentito parlare del casino Ludovisi, ne avrete sentito parlare perché dentro c'è un Caravaggio. Questo Caravaggio, però, eh, che è stato dipinto alla fine del Cinquecento, quando il Guercino va a Roma, è, non solo è un affresco molto piccolo, ma è assolutamente dimenticato. È come si direbbe fuori moda. Perché il Guercino in pochissimi mesi, pensate che arriva a maggio del 21. In estate. Comincia a dipingere l'aurora per il nipote di questo papa, il ritratto è di Guercino, questi è eh, Gregorio XV dipinto da Guercino, oggi è al Ghetti a Los Angeles. E per, questo, per il nipote di questo papa dipinge questo straordinario affresco dove le pareti eh, non sono sue, sono dipinti da un quadraturista romano che si chiama Agostino Tassi, ma sia la natura rappresentata con i cipressi della villa Ludovisi che stanno lì subito fuori, adesso non più c'è cioè via Veneto lì, eh, il cielo e, e questa straordinaria apparizione. Con una composizione completamente inventata, niente era stato visto prima di questo affresco. Esco Velasquez sicuramente vedrà l'Aurora la, la, uh, Ludovisi e anche la Notte dell'Aurora. E adesso corriamo alla conclusione perché vedrà sicuramente. Ma, questi dipinti che ora passano in grande velocità, con la loro ricchezza di composizione, ricordateveli per i due dipinti che Velázquez eh, dipingerà in Italia e riporterà a casa sua a, a Madrid e dopo quattro anni venderà al Re, per cui si possono vedere uno al, al, al Prado e l'altro all'Escorial. Ricordate... Ricordate intanto questa, um, come dire, questo romanzo del bere um, in una storia sacra e Velasquez, ma questo l'abbiamo già detto per uh, San Giovanni Evangelista a Patmos, facendo l'acquaiolo in realtà nasconde. Cripticamente un soggetto molto colto, probabilmente di filosofia greca, sotto un filosofo greco sotto le spoglie di un uomo del popolo. Ecco quindi è la, e questo è il Velázquez di ritorno dall'Italia. Guardate la, eh, il, il gesto di orrore del padre di Giuseppe. Ma guardate anche la figura dell'ignudo eh, qui eh, in, che apre questa composizione, improvvisamente molto classica, molto articolata, con un inizio, a sinistra uno svolgimento e una conclusione e forse eh, qualcosa... Velázquez ha tratto di ispirazione da uno di questi dipinti che ha visto sicuramente del Guercino molto giovane, Guercino nel 1617, ha visto in casa Ludovisi, quindi nella casa del papa regnante e qui corriamo attraverso le cose di cui non vi parlerò, ma è solo per evocare la capacità di inventare composizioni, solo composizioni del Guercino Uh, composizioni molto complesse e mai viste precedentemente. Questo è Guercino, intorno al 20, e, e questo è l'altro quadro dipinto da Velasquez a Roma con una nobiltà veramente di palazzo, dove la pittura italiana è evidentissima. Eh, se avessi più tempo andrei a scovare anche qualcosa che può venire da Guercino soprattutto nella naturalezza e nella normalità degli oggetti. Ma la composizione italiana, e non vi dirò molto sulla composizione se non la sic la sicur il sicuro studio, da parte di Velázquez a Roma nel 1630 perché sta in Italia 29-30 e ritorna nei primi giorni del 31 e eh, nella cappella di Sant'Andrea di San Gregorio al Celio questo eh, affresco con Sant'Andrea condotto al martirio, dipinto da Guido Reni nel 1608, è sicuramente un testo importantissimo per la nuova capacità di Velázquez di comporre, di orchestrare una composizione. E se pensate che nella parete davanti c'è, stessa data, 1608, la flagellazione di Sant'Andrea di Domenichino. Ma questo modo di comporre su scena che Velázquez di ritorno a Madrid eh, riprende e non perderà mai, lo trova anche in Guercino. Io non ho fatto a tempo a trovarvi proprio un Guercino del 1629-30. Ve ne ho trovato uno del 33. Ma questo per dire che il Guercino. È assolutamente capace di grandi scene di storia componendo e orchestrando come un melodramma. Insomma, Velázquez poi ritornerà in Italia dieci anni dopo, intorno al 49 all'incirca, questa volta con una missione regia, che è quella di comprare il più possibile di statue per l'Alcazar e, e per il Palazzo Reale di Madrid e dove non sono statue gessi per poterli gettare in bronzo, e infatti questo è uno dei bronzi che eh, Velasquez farà fare dal, dall'ermafrodita di casa borghese, Lo farà, ne farà fare una copia in bronzo. Ma nel passaggio tra questo modello, o giriamolo, questo, e la Venere di Velasquez, c'è una straordinaria uh, evoluzione per, la quale, per raccontare la quale serviranno altre due ore che non vi infliggerò. Ma in questo passaggio c'è sicuramente quel senso palpitante della carne e attraverso la carne dell'EROS del Guercino giovane e questo ancora è il giovanissimo Guercino del 1617 sempre per il cardinale Ludovisi il futuro Gregorio XV che quindi ehm, eh, eh, Velasquez ha sicuramente visto nel palazzo nella villa Ludovisi durante il suo primo soggiorno romano e che gli porta proprio questo senso palpitante della carne che d'altra parte Guercino nel 1617 con la sua superlativa eh, capacità di autodidatta aveva colto dalla prima invenzione della Sensualità carnale, il grandissimo Annibale Carracci nel 1585, dipingendo col fratello e col cugino il fregio di Palazzo Fava e così una storia lunga che si dirama tra i quadri. Perché come avete visto anche in questa carrellata veloce, i quadri parlano da soli. Dunque, a dieci anni dal sisma, che i quadri tornino presto in Pinacoteca per parlare da soli. Grazie per la vostra attenzione. Salve. No, 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 merita tutti, tutto questo appasso è veramente straordinario. Ecco, sarò bravissimo, ecco, capisco l'ora, però mi di dire alcune cose. Il percorso che ha tracciato il professor Ficcacci eh, nella sua conferenza mi è riportato al codice Hammer di Leonardo da Vinci, Perché nei 54 fogli Leonardo tracciava un percorso dell'acqua che partiva dalla montagna e finiva al mare. E Durante questo percorso si divagava con importante soluzione e risoluzione dell'acqua. Durante questo percorso, l'acqua che è straripa, va quindi arginata, che è innaffia, quindi studiava e progettava nuovi nu 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 tipi di irrigazione. Lo stesso ha fatto il suo efficace, Tra ben chiaro il filo conduttore della conferenza, ha divagato su temi storici e artistici straordinari, che ci ha fatto capire la differenza fra questi due grandi artisti, Guercino e Velasco, ma anche ci ha fatto capire molto bene il periodo storico e artistico in cui hanno lavorato. Una cosa straordinaria, veramente. Complimenti vivissimi, professore. Eh, penso che l'applauso l'ha so sottolineato, ma non c'era bisogno di sottolineare perché conosciamo la sua importanza e ciò che ha fatto. Io l'ho ascoltato anche in altre occasioni. Quindi, per concludere... Io sono veramente felice di concludere il mio mandato di presidente con una conferenza di così alto valore. Il Centro Studi è nato nel febbraio del 2017 e presiedere per me è stata una bella esperienza. Abbiamo lavorato molto per organizzare conferenze, convegni, mostre e concorse e per tutto questo io voglio ringraziare il comitato direttivo. Il Comitato Scientifico, nonché il personale degli Uffici della Cultura e in particolare la segretaria del Centro Studi, la dottoressa Annalisa Tassinari. È stato un lavoro mirato alla valorizzazione del nostro straordinario patrimonio storico-artistico. e Si poteva fare di più, ma le risorse a disposizione e la pandemia hanno condizionato la programmazione. Al nuovo presidente del Centro Studi, professoressa Valeria Tassinari, lascia un terreno fertile che sicuramente, conoscendo le sue doti, saprà arricchire con progetti e nuove idee. Da parte mia posso affermare che ho sempre lavorato per la cultura di questo territorio, come docente, consigliere della Fondazione Cassa di Sperma di Centro, come presidente del Centro Studi e come artista. Continuerò a lavorare per questo territorio, per questa città. A voi, cari amiche e amici, porgo il ringraziamento per la vostra costante presenza, per una programmazione sempre più qualificata. Vi saluto a tutti, vi auguro buona serata. Senti è stato un grande oso, Sono molto contento di essere stato io.